Buongiorno a tutti cari amici di Facebook e benvenuti a questa nuova diretta. Io sono Riccardo Allievi, sono un dottore commercialista e sono uno dei titolari dello studio Allievi. Oggi, come ti avevo promesso, volevo parlarti delle ultime novità relativamente alla finanziaria che è stata approvata recentemente alla fine dell'anno scorso. Nell'ultima diretta che avevamo fatto ti avevo detto che avrei letto e studiato la finanziaria e avrei, diciamo, selezionato un po' gli argomenti più interessanti per te e te li avrei spiegati. Eccomi qui appunto a darti un po' degli spunti su questa finanziaria. Ti dico che è stata approvata appunto alla fine dell'anno scorso, ancora dal precedente governo. E questa finanziaria sostanzialmente adesso si chiama legge di bilancio 2017, un tempo appunto si chiamava finanziaria, poi c'è stato il periodo in cui si chiamava legge di stabilità. Sostanzialmente è una legge molto importante in cui si definiscono tutti una serie di aspetti relativi al bilancio del nostro Stato, sia le entrate che le uscite. Però perché è importante? È importante perché molto spesso, ormai da molti anni a questa parte, nella legge di stabilità o legge finanziaria che sia, vengono inserite molte novità fiscali, molte novità anche interessanti. Ecco appunto che anche quest'anno si è verificato questo aspetto e vediamo un po' quali sono queste novità fiscali più importanti che sono state introdotte. Innanzitutto ti dico che la legge di stabilità o legge finanziaria che sia, quest'anno si compone di un solo articolo, ormai è un'abitudine degli ultimi anni, e di ben 638 commi, quindi vuol dire che c'è un unico articolo e poi 638, diciamo, paragrafi relativi al medesimo articolo, che trattano chiaramente argomenti completamente diversi l'uno dall'altro. Chiaramente oggi non starò qui a spiegarti o a leggerti tutti i 638 commi, sennò finiremmo domani mattina. Me li sono letti io, me li sono studiati e ho fatto un po' un sunto della situazione. Allora, partiamo dal primo aspetto importante che ritengo veramente interessante, è la proroga delle detrazioni sulle ristrutturazioni. Allora, devi sapere che se tu fai una ristrutturazione in un immobile di tua proprietà, ormai da diversi anni hai diritto ad avere sostanzialmente un rimborso fiscale. Quindi ipotizziamo che tu faccia una ristrutturazione nella tua abitazione, ad esempio decidi di, non so, rifare i pavimenti, spendi per esempio 10.000 euro, devi sapere che di questi 10.000 euro che spendi, lo Stato ti restituisce, anni fa era il 36%, poi da qualche anno a questa parte è stata introdotta una novità, un miglioramento, diciamo, e ha portato questa restituzione al 50%, quindi il 50% della spesa, quindi nell'esempio che ti ho fatto dei 10.000 euro, 5.000 euro ti vengono restituiti in 10 anni sotto forma di minori imposte che andrai a pagare nelle dichiarazioni appunto dei prossimi 10 anni. Ebbene, questa agevolazione delle detrazioni sulle ristrutturazioni al 50% è stata prorogata anche per il 2017, quindi se hai intenzione di fare delle ristrutturazioni per il tuo immobile, sappi che hai diritto a questa agevolazione. Chiaramente ci sono tutta una serie di adempimenti per poter avere diritto a questa agevolazione che non tratterò in questa diretta, ho già trattato in altri video che ho fatto, magari ne farò altri più specifici nel corso di quest'anno dove ti spiegherò esattamente la procedura che devi seguire. Poi devi sapere anche che è stata introdotta da qualche anno a questa parte anche un'altra agevolazione, l'agevolazione per, diciamo, gli interventi che tu fai relativamente al, diciamo, miglioramento dell'aspetto energetico e ambientale della tua abitazione. In questo caso l'agevolazione non è del 50% ma addirittura del 65%. Quindi ti viene restituito il 65% della spesa che hai sostenuto, anche in questo caso in 10 anni. Quindi se fai interventi, ad esempio cambi gli infissi per coibentare meglio la tua abitazione,
sappi che il 65% della spesa che andrai a sostenere ti verrà restituita in 10 anni sotto forma di minori imposte. Questo discorso vale anche per quest'anno, quindi anche per il 2017, tutto invariato, tutto confermato. Tieni poi anche presente che il discorso di queste agevolazioni sulle ristrutturazioni vale anche per gli interventi fatti nelle parti comuni condominiali. Quindi se vivi in un condominio devi sapere che anche in questo caso avrai diritto a questa agevolazione. In questo caso ti dico, dovresti affidarti un attimo all'amministratore del tuo condominio, nel senso che sarà l'amministratore del condominio che farà tutti i conteggi necessari, ti darà sostanzialmente di solito uno schema di riepilogo che poi dovrai dare a chi ti farà la dichiarazione dei redditi, in cui appunto è specificato l'importo che ti spetta come rimborso delle imposte. C'è poi un'altra agevolazione che è stata confermata, che è il cosiddetto bonus mobili. Anche questo è un bonus molto interessante, è stato introdotto qualche anno fa. Sostanzialmente funziona così: per gli immobili in cui hai fatto una ristrutturazione, quindi mi raccomando, questo aspetto è importante, quindi non per tutti gli immobili, immobili soggetti a una ristrutturazione, se poi tu compri dei mobili, quindi armadi, letti e via dicendo, hai diritto a una restituzione del 50% della spesa che hai sostenuto, fino a un massimo di 10.000 euro. Quindi anche questa è una formula molto interessante, la restituzione anche in questo caso in 10 anni, però devo dire che è un aspetto molto importante che incentiva il settore, che negli anni passati ha subito periodi di crisi, e quindi diciamo questa agevolazione della restituzione del 50% delle spese per l'acquisto di mobili per immobili soggetti a ristrutturazione è stata confermata anche per il 2017. Un'altra conferma è quella dei maxi ammortamenti. I maxi ammortamenti sono stati introdotti l'anno scorso e sono stati anche riconfermati per il 2017. In cosa consistono? Praticamente, se tu fai acquisti di beni strumentali, quindi sto parlando di soggetti che svolgono un'attività imprenditoriale, quindi che abbiano o la partita IVA singola, quindi ditta individuale, oppure abbiano delle società, bene, se questi soggetti fanno acquisti per beni strumentali, cioè cosa vuol dire? Che acquistano dei beni che servono per lo svolgimento della propria attività, c'è la possibilità di avere un'agevolazione in termini di maggiori ammortamenti. Quindi anche in questo, in passato avevo fatto un video relativamente agli ammortamenti, te lo spiego proprio in due minuti, in cosa consistono. Tu compri, ad esempio, compri un computer, compri un macchinario, il costo di acquisto viene spalmato, non viene inserito nel bilancio o nella tua contabilità tutta quest'anno, ma viene suddivisa in più anni secondo la cosiddetta vita utile del bene, cioè quanto tempo tu andrai a utilizzare quel bene. Però di solito funziona così: tu compri un macchinario a 10.000 euro e nella tua contabilità inserirai anche poi nella dichiarazione 10.000 euro poi suddiviso in X anni. Bene, con questa agevolazione in realtà tu compri un macchinario a 10.000 euro, ma nella dichiarazione dei redditi il valore di questo macchinario è del 40% in più, quindi non sono 10.000 euro ma sono 14.000 euro. Chiaramente, avendo un valore maggiore, ti potrai inserire ammortamenti maggiori nella dichiarazione dei redditi, quindi costi maggiori e quindi reddito imponibile inferiore. Quindi questa è un'agevolazione molto interessante che dà una mano alle imprese, alle ditte individuali, che ti segnalo, e quindi anche per il 2017 è stata confermata. Quindi tutti i beni strumentali che tu andrai a considerare di comprare, sappi che avranno diritto a questa agevolazione. Invece quest'anno c'è una novità che è relativa agli iperammortamenti, quindi non sono i maxi ammortamenti che ti ho appena descritto, ma sono gli iperammortamenti. Qui l'investimento lo devi fare nella cosiddetta, nella finanziaria c'è scritto industria 4.0, cioè sono investimenti fatti per tecnologie molto avanzate
servono sostanzialmente a migliorare l'automatismo in azienda. Ci sono anche degli allegati alla finanziaria, veramente sono lunghissimi i macchinari, le macchine, robot che puoi comprare. Adesso chiaramente non sto a leggerti di tutti, però sappi che sono acquisti veramente tecnologicamente avanzati. Per questi acquisti, che sono comunque diciamo beni strumentali per un'azienda, addirittura l'agevolazione è del 150% del valore del bene che tu hai comprato. Cioè, quindi tu compri un macchinario di questo tipo, che rientra in questo elenco che hanno allegato alla finanziaria, anziché avere quello che dicevo prima, il 40% in più, quindi 10.000 euro ti diventano 14.000, qui addirittura diventa il 150% in più, quindi dai 10.000 euro passiamo addirittura a 25.000 euro. Poi il ragionamento non cambia, quindi ti inserirai nella tua dichiarazione dei redditi maggiori ammortamenti, quindi maggiori costi, meno reddito imponibile e quindi meno imposte da pagare. Quindi sicuramente questi sono due aspetti che favoriscono, diciamo, l'investimento per le aziende che operano appunto nell'economia italiana. Un altro aspetto importante, una novità veramente importante, è la contabilità semplificata, cosiddetta per cassa. Allora, qui funziona in questo modo, riguarda innanzitutto i soggetti che ad esempio sono le cosiddette ditte individuali, per esempio, che operano in contabilità semplificata, che sono parecchie ditte individuali, parecchie realtà italiane, perché tieni presente che per operare in contabilità semplificata devi avere un fatturato inferiore a 400.000 euro se fai servizi e 700.000 euro se fai altre prestazioni, tendenzialmente cessione di beni. Quindi comunque se hai un fatturato inferiore a queste somme e non hai regimi particolari semplificati, tipo quello forfettario, quelli che erano i minimi, operi in contabilità semplificata. Però come funziona? O meglio, come funzionava? Funzionava che nella tua dichiarazione si operava per competenza, cioè cosa vuol dire? Che se tu facevi una cessione di un bene, ad esempio a novembre del 2017, e questo bene comunque ti veniva pagato o non pagato, non importava, però la cessione era avvenuta nel corso dell'anno e quindi ti rientrava nella tua dichiarazione dei redditi del 2017, perché non consideravamo l'aspetto finanziario, sostanzialmente l'aspetto dell'incasso o del pagamento. Bene, con questo discorso della contabilità per cassa invece cambia tutto, nel senso che l'esempio che ti facevo prima non vale più, nel senso che se tu vendi un bene però il cliente non ti ha pagato e ti pagherà nell'anno prossimo, quindi nell'esempio che ti ho fatto lo vendi a novembre e ti pagano a gennaio del 2018, bene, sappi che ti rientrerà come fatturato, quindi come reddito imponibile, nel 2018, perché appunto va per cassa, si dice, cioè il fatturato e i costi relativi sono legati all'incasso e al pagamento praticamente delle fatture. Quindi questo è anche un aspetto, una novità che creerà qualche problema per i tecnici, quindi per me e per i colleghi, per gestire un po' tutta la contabilità, visto che appunto non vale più la fattura in sé, ma vale l'incasso e il pagamento. Però diciamo che può essere interessante per i contribuenti, perché appunto se ci sono problemi a incassare, perlomeno uno non ci deve pagare le imposte su quello che non ha incassato. Poi ti segnalo un altro aspetto relativamente all'IVA. L'IVA ci sono varie percentuali, anche in questo caso ho fatto dei video che ti invito ad andare a rivedere.
Comunque ti accenno che l'IVA, la aliquota ordinaria, chiaramente è il 22, poi c'è il 10, il 4 e diciamo 0 nel caso di prestazioni esenti. Bene, è stata introdotta una nuova percentuale che è il 5, oltre a queste percentuali che ti ho detto, e sostanzialmente questa percentuale riguarda il trasporto delle persone per via marittima o fluviale, quindi se ti capita sostanzialmente di farti trasportare su un fiume o per mare o via dicendo, sappi che l'aliquota che verrà applicata, l'aliquota IVA, sarà del 5%. Poi altra novità molto interessante è il tanto bistrattato canone RAI. Ti annuncio che è stato ridotto, quindi oltre al discorso che però valeva già l'anno scorso dell'addebito nella fattura dell'elettricità, non è più 100 euro ma è 90 euro quest'anno, quindi comunque ci hanno abbonato 10 euro di canone RAI. Poi un'altra novità interessante è relativa alle start-up innovative, o alle PMI innovative. Quindi se tu hai intenzione di costituire una società che è particolarmente innovativa, anche qui ci sono tutta una serie di requisiti per poter rientrare in questa casistica di società, sappi che è stata confermata l'agevolazione che prevede sostanzialmente una detrazione del 19% sugli investimenti, quindi praticamente il 19% della spesa che hai sostenuto per gli investimenti che hai fatto in questa startup ti viene restituita, oppure una deduzione del 20%, cioè quindi se hai una contabilità puoi metterti i costi nella tua contabilità per quello che hai sostenuto per il 20%. Inoltre per le costituzioni ti segnalo che hanno previsto la totale esenzione per quanto riguarda l'imposta di bollo e i diritti di segreteria per l'atto costitutivo. Ti apro anche un'altra parentesi, sappi che per le startup innovative, anche per SRL e tutto, non è più necessario, o meglio obbligatorio, andare dal notaio, nel senso che anche il commercialista può costituire una startup innovativa sotto forma di SRL. Quindi sappi che ti puoi rivolgere anche alla categoria dei commercialisti per poter stipulare l'atto costitutivo, depositarlo presso la Camera di Commercio, fare tutti gli adempimenti per poter partire con la tua startup innovativa. Per quanto riguarda invece i dipendenti, visto che fino adesso ho parlato abbastanza di chi ha la partita IVA, c'è una conferma, diciamo, anzi un miglioramento di questa conferma e miglioramento dei premi di produttività. Nel senso che per i dipendenti, questo valeva già l'anno scorso, se viene erogato un premio di produttività, questo premio di produttività avrà una tassazione del 10%, quindi una tassazione inferiore rispetto chiaramente allo stipendio classico. C'è un massimo di 3.000 euro all'anno di premio di produttività che può avere questa agevolazione, e nello stesso tempo è stato aumentato il reddito imponibile annuo per cui è ammessa questa agevolazione, si è arrivati fino a 80.000 euro, quindi per tutti i dipendenti che hanno un reddito inferiore a questa somma che ti ho detto, devi sapere che nel caso in cui viene erogato un premio di produttività, questo premio di produttività avrà una tassazione del 10%. Torno a parlare ai soggetti che hanno la partita IVA ma che non sono iscritti a un albo professionale, quindi devono versare i contributi alla gestione separata INPS. In questo caso, buone notizie, l'aliquota è stata ridotta al 25%, quindi comunque una riduzione per i contributi che devono pagare i soggetti iscritti alla gestione separata INPS. Altre novità interessanti per chi ha intenzione di far figli o comunque per chi li ha già fatti, c'è un premio nascite di 800 euro, in questo caso non posso darti ancora maggiori dettagli, ti posso solo dire che
non farà parte del reddito imponibile e potrà essere richiesta solo dalle future mamme dal settimo mese di gravidanza in poi. Per ora la finanziaria parla semplicemente di un premio nascite di 800 euro, però dovrà uscire un regolamento che ti dirà sostanzialmente come presentare la domanda, come ti spetta e via dicendo, come verrà erogato. Magari nei prossimi giorni o nei prossimi mesi farò un altro intervento video quando avrò maggiori dettagli su questo argomento. C'è poi un'altra novità relativamente appunto a chi ha già dei figli che vanno all'asilo nido. Quindi figli nati dal 1° gennaio 2016 in avanti, che appunto vanno in un asilo nido pubblico o privato, non interessa, verrà dato un buono di 1000 euro spalmato su 11 mensilità. Anche in questo caso ti posso dare solo questa notizia, perché poi uscirà anche in questo caso un regolamento da parte del Parlamento che ti dirà come verranno erogati questi 1000 euro. Ecco, un'altra novità molto importante e quasi divertente è la lotteria degli scontrini. Allora, come funziona? Praticamente per evitare o per agevolare la lotta contro l'evasione fiscale, cioè per evitare praticamente che i commercianti non emettano lo scontrino, cosa hanno ideato? Fino ad oggi, diciamo, che non c'era da parte del consumatore un grandissimo interesse, se non un aspetto etico di correttezza, a richiedere sostanzialmente lo scontrino fiscale nel momento in cui uno va in un negozio a fare un acquisto. Diciamo che l'interesse c'è nel momento in cui uno ha diciamo, un'attività commerciale alla partita IVA, allora chiede la fattura, chiede lo scontrino perché magari il bene è inerente, allora se lo può mettere in contabilità. Però se uno opera come privato, anche con la partita IVA, ma per acquisti che non sono relativi alla propria attività, diciamo che non c'era questo grande interesse a richiedere lo scontrino. E allora cosa hanno pensato? In realtà questa non è stata un'idea innovativa italiana, viene operata già da diversi anni in altri paesi, anche europei. Praticamente come funziona? Nello scontrino che ti verrà dato dal commerciante ci sarà un codice. E questo codice servirà appunto per partecipare a una lotteria con, adesso io non ti posso dire né i premi né le modalità di estrazione, tutto perché tutto questo discorso varrà dal 2018, cioè entrerà in vigore se non cambiano dal 2018, con una prova a partire da marzo per gli acquisti fatti con carta di credito e bancomat. Quindi ci sarà un periodo di prova adesso nel 2017, poi dovrebbe entrare a regime nel 2018. Però diciamo che funzionerà così, praticamente tu avrai interesse a richiedere lo scontrino fiscale perché parteciperai a questa lotteria tenendo lo scontrino fiscale e ti verranno dati dei premi. Adesso appunto ti ripeto, non so dirti perché usciranno dei regolamenti che diranno appunto quali saranno i premi, quali saranno le modalità di estrazione e tutto. Però diciamo è una modalità per incentivarti a richiedere appunto lo scontrino quando vai a fare degli acquisti praticamente di ogni genere. Chiaramente, richiedendo lo scontrino sarà un modo per la lotta per contrastare appunto l'evasione fiscale. Bisognerà vedere se appunto il beneficio che ci sarà con questa maggiore richiesta di scontrini sarà maggiore rispetto ai premi che verranno erogati dallo Stato. Questo si vedrà in futuro. Altra novità importante è l'introduzione dell'IRI, l'imposta sul reddito d'impresa. Allora, questa è una novità che riguarda le imprese, le ditte individuali che operano in contabilità ordinaria. Quindi, prima ti dicevo appunto quali erano quelli in semplificata, adesso chiaramente.
all'opposto, quelli in ordinaria sono quelli che hanno un fatturato superiore a 400.000 euro se fanno servizi o 700.000 euro se vendono altro. Bene, questi soggetti che operano in contabilità ordinaria possono applicare un'imposta sul reddito dell'impresa che è simile all'imposta che viene applicata alle società. Le società hanno l'IRES, questa è un'imposta, anche qui in misura fissa del 24%, che viene applicata su opzione a queste realtà. Su opzione perché? Perché bisogna fare una valutazione di convenienza, nel senso che le ditte individuali che sono in contabilità ordinaria, diciamo che hanno una tassazione a scaglioni, quindi con un IRPEF che aumenta l'aumentare del reddito, in questo caso invece avrebbero una tassazione fissa del 24%, quindi bisogna vedere indipendentemente dal fatturato qual è il reddito imponibile, quindi se c'è convenienza o meno ad applicare questa nuova imposta. Poi ti segnalo un'altra novità, le detrazioni sulla le spese di frequenza scolastica, quindi se hai dei figli che vanno a scuole elementari, medie, superiori, vi dicendo, sappi che in questo caso buone notizie, la detrazione spettante, quindi detrazione, ti ripeto, sono restituzioni di imposte praticamente che farai valere nel momento in cui presenterai il tuo modello 730 o il modello unico. Bene, la spesa per diciamo queste spese di frequenza scolastica ammessa nella dichiarazione dei redditi è in aumento, nel senso che per il 2016 sarà, o meglio, era di 564 euro, quindi per la dichiarazione che andrai a fare a breve l'importo della spesa è di 564, però nel 2017 sarà di 717 euro, 786 nel 2018 e 800 euro nel 2019, quindi anche qui buone notizie, nel senso che è in aumento la possibilità di inserire le spese per la frequenza scolastica dei tuoi figli. Ultimi aspetti sono conferma del bonus cultura per i diciottenni, quello che era stato introdotto dal governo Renzi, e anche il bonus per l'acquisto dei beni strumentali. Ultimissima novità, anche se poi è semplicemente una proroga che però dà molto respiro, è il discorso della proroga dell'aumento dell'IVA. Purtroppo c'era interesse, o meglio la volontà, ad aumentare l'IVA, i livelli di IVA, cioè le aliquote IVA che ti dicevo prima, 22, 10, 4, e l'IVA al 5 che ti ho detto prima, la novità di quest'anno. Bene, avevano intenzione di aumentare l'IVA del 10% e passarla al 13%, quindi aumentarla di ben 3 punti percentuali. Tutto questo, che doveva entrare in vigore con il 2017, è stato in realtà prorogato al 2018, quindi tutto fermo, bisognerà vedere se dal 2018 l'IVA al 10% passerà al 13%. In più volevano aumentare l'IVA del 22% e portarla al 25% poi tra due anni portarla al 25,9%. In realtà hanno sfalsato tutto di un anno, quindi in teoria l'IVA al 22 dovrebbe passare, se non cambiano, visto che stanno prorogando questa cosa, anche perché è abbastanza impopolare già da diverso tempo, dovrebbe passare al 25 con il 2018 e al 25,9 con il 2019. Torno a ripetere, bisognerà vedere da qui a un anno se decideranno di prorogare ulteriormente, tenuto conto che siamo prossimi, se non è quest'anno, comunque l'anno prossimo, a elezioni, quindi questa è una mia considerazione personale, vedo difficile comunque un aumento dell'IVA addirittura al 25% in prossimità di elezioni politiche, però chi può dire di no, vedremo come andrà a finire. Per il momento ti posso dire che
per il 2018 le aliquote IVA sono stabili, quindi 22%, quella ordinaria, 10%, 4% e il 5%, la percentuale che ti ho detto prima. Bene, queste sono un po' tutte le novità, secondo me, principali di questa nuova finanziaria. Spero che ti sia tutto chiaro. In ogni caso, se hai qualche domanda, anche se vedi questo video registrato, ponimela pure. Se vuoi che io faccia degli approfondimenti su queste varie novità, magari con dei video nei prossimi giorni, proponi pure. E per il resto io ti do appuntamento alla prossima diretta Facebook. Ciao, alla prossima!